Nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa edizione ci parlerà dei peperoni. Allora, dottore, ci sono vari tipi di peperoni, perché mangiarli e quali le proprietà? Sì, allora, i peperoni sono il frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle solanacee, così come altri ortaggi. Sono di origine sudamericana, quindi sono state portate in Europa dopo la scoperta dell'America. Ne esistono appunto tantissime varietà, oltre a quelle che conosciamo meglio, appunto con il colore verde, giallo, rosso, ma esistono anche di colore bianco, nero, viola, arancione, e si differenziano quindi non solo per il colore, ma anche per esempio per la grandezza. Quindi per le dimensioni, ma anche per la forma, che può essere quadrangolare, allungata, e ovviamente anche per il sapore. Mediamente 100 grammi apportano all'incirca 30 calorie. Sono un alimento molto ricco di acqua, di fibre, di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, fosforo, magnesio, e vitamina C e vitamina A. Contengono quindi anche antiossidanti, come ho detto, della vitamina C, ma anche carotenoidi, possono essere alfa e beta carotene, ma anche delle molecole che si chiamano luteina e zeaxantina, che queste sono di fondamentale importanza per la prevenzione di tutte le patologie oculari. Abbiamo detto che contengono quindi poche calorie, sono adatte per le diete ipocaloriche, sono ricche di fibre, quindi aiutano a raggiungere prima un certo senso di sazietà, e danno anche un buon effetto lassativo. Sono ricche di potassio e di acqua, e quindi hanno un effetto depurativo e diuretico. Aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e possono essere consumati anche dai diabetici, però devono preferire le varianti meno zuccherine, quindi quelli peperoni verdi, che appunto vengono raccolti prima della maturazione completa. Dottore, in tanti non riescono a digerire questo ortaggio. Possiamo dare dei consigli? In tanti dicono che magari è la pelle del peperone che possa insomma far male allo stomaco. Possiamo insomma dare dei consigli affinché i nostri telespettatori, magari chi ha questo disturbo, possa insomma consumarli al meglio. Sì, allora è un problema ovviamente molto comune. Questo nei peperoni è causato dalla presenza ovviamente di tante fibre, ma anche di alcune molecole particolari, come appunto la solanina, che abbiamo detto è presente anche in altri ortaggi, che a livello in dosi molto elevate è anche tossica, e anche dovuta alla presenza della capsaicina. Cosa possiamo fare? Ovviamente, innanzitutto la cottura ne abbatte un pochettino, e quindi è preferibile consumarli cotti per la digeribilità, però per quanto riguarda le proprietà, per sfruttarle al meglio sarebbe meglio consumarli crudi. Per quanto riguarda sempre la digeribilità, ovviamente dobbiamo eliminare appunto la buccia, i semi, la placenta, e ovviamente fare anche delle scelte per quanto riguarda la varietà dei peperoni. Infatti risultano più dolci e quindi più digeribili quelli di dimensioni maggiori e dalla forma quadrangolare. Ci sono anche delle controindicazioni dopo tutte queste proprietà elencate. Sì, e sono infatti anche correlate alla digeribilità. Questo infatti sono sconsigliate per chi ha tutti dei disturbi gastrici, come possono essere il reflusso, la gastrite, l'ulcera, proprio perché aumenta la produzione poi dei succhi gastrici, ma anche per chi soffre di epatopatie. Questo perché appunto sempre a causa della solanina, che viene metabolizzata appunto dal fegato. Quindi un fegato già in sofferenza si sconsiglia il consumo di peperoni. E poi sono sconsigliati anche in casi di intolleranze e di allergie. Per lo stesso discorso del fegato, si consiglia anche per i bambini molto piccoli di non farne un consumo elevato, perché comunque il fegato è ancora in una fase di crescita, e quindi i livelli alti di solanina potrebbero essere non ben metabolizzati. Bene, grazie dottore, grazie anche ai nostri affezionati telespettatori. Continuate a scriverci nella mail quali sono gli alimenti che più vi interessano. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere torna la prossima settimana.